Ragazzi, zero calcare, l'ha rifatto. È tornato. Bigger, better, faster, stronger. E ha fatto un altro capolavoro. Benvenuti a tutti quanti sul canale YouTube di Every Eye Plus. Prima di continuare con la video recensione, penso l'avrete capito. Si parlava di... della nuova serie di Zero Calcare per Netflix, in collaborazione con Bao Publishing e creata da Movimenti Productions, ovvero Questo mondo non mi renderà cattivo. Una serie completamente nuova che non è la seconda stagione di Strappare lungo i bordi, e anzi è quasi l'antitesi di Strappare lungo i bordi, però ci arriviamo. Prima di continuare vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche, perché non vorrete mica perdervi i nostri mirabolanti video con queste facce, immagino che... Blindarci queste cose, capito? Ricchi premi e cotillon. Esatto, va bene, torniamo seri, anche perché con questa serie c'è da tornare seri. Assolutamente. Perché, sì. Perché allora, io quando ho visto i primi 4 episodi in anteprima, tu li hai visti in anteprima, per scrivere comunque il first look sulla serie, ero lì che dicevo: molto bello quello che sto vedendo, forse mi sta rimanendo meno dentro rispetto a Strappare lungo i bordi, che è tuttora una serie profondamente intimista. Me la sono portata dietro per mesi, ancora adesso se ci penso. Esatto, e dal linguaggio estremamente universale, nonostante poi racconti, soprattutto in coda, un dramma potente che, insomma, non auguro a nessuno di aver vissuto nella propria vita. Perché? Perché Questo mondo non mi renderà cattivo rappresenta la parte più politica di Zero Calcare. È lo Zero Calcare di Macerie Prime, è lo Zero Calcare di Kobane Calling. Se qualcuno conosce, se qualcuno ha letto, se i fan, ci sono fan appunto che leggono Zero Calcare e poi vedono la serie, sanno che questo Zero Calcare è estremamente importante, estremamente presente nel suo tipo di narrazione. Molto presente. Non è lo Zero Calcare della Profezia dell'Armadillo, non è lo Zero Calcare di Un polpo alla gola, ma è appunto lo Zero Calcare più critico, più polemico, più satirico. Socialmente impegnato. Più socialmente impegnato e più feroce nei confronti comunque delle contraddizioni che vive il nostro paese, il nostro governo e soprattutto l'establishment politico. Sì. Perché? Perché la serie tra l'altro si apre con le prime puntate che effettivamente sono quanto di più lontano possibile da Strappare lungo i bordi. Sì, 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 sì. Perché c'è, forse è proprio nelle prime puntate che si consuma l'invettiva più feroce nei confronti di, insomma, tutta una serie, diciamo così, di dinamiche che rendono questa serie anche un po' scomoda da guardare. Sì, e anche di frasi utilizzate da membri del governo attuale che sembrano profetiche in questa serie, che sicuramente è stata fatta prima che queste frasi venissero utilizzate, invece sono lì belle, no? Appese. Sì, sì. Come se Zero Calcare sapesse già che alcune uscite, alcune esternazioni politiche erano lì pronte ad arrivare, ed è pronto lui a criticarle. Esatto, poi c'è da dire che nelle puntate successive di Questo mondo non mi renderà cattivo si torna un pochettino a masticare lo Zero Calcare più riflessivo, sì, più sì, intimista, sì, sì. Più autocritico soprattutto, perché la grande lucidità di Zero Calcare nell'evidenziare anche quelle che sono le ambiguità e le contraddizioni del suo lavoro, del suo personaggio, del suo essere un fumettista underground. Sappiamo che Calcare scrive e disegna locandine per centri sociali, per realtà molto piccole. Farle combaciare con Netflix non è facile. Anche col percorso che lui personalmente ha fatto, da autore comunque conosciuto da un'appassionatissima e affezionatissima nicchia di lettori, a creativo, artista super pop, perché ormai oggi in Italia chiunque conosce Zero Calcare. Certo. È proprio grazie... Mia mamma ha visto Strappare lungo i bordi, cioè... È proprio grazie a Strappare lungo i bordi, che è stata la sua prima collaborazione con Netflix, gli stessi libri precedentemente pubblicati da Zero Calcare con Bao Publishing sono spariti dalle librerie perché sono andati completamente a ruba. Netflix dà ovviamente una visibilità enorme, enorme, ha un vastissimo pubblico. Esattamente. Quindi per forza di cose tu devi farci i conti, ed è molto bello che Zero Calcare ci fa i conti in questa serie con se stesso, dicendo: ma io chi sono in realtà adesso per mettermi, non anche sul piedistallo, ma un gradino sopra, cioè per salire un attimo sul gradino e dire: dovresti fare così, ma chi sono io dall'alto ormai di questo status? Giusto, secondo me, secondo
anche te, cioè secondo noi uno status giusto che lui ha raggiunto, per il quale si è fatto un mazzo tanto. Però lui riflette e dice, ma chi sono io per farlo? E infatti proprio per questo, arrivato poi alla fine della visione di Questo mondo non mi renderà cattivo, che è composto sempre da 6 episodi, ma sono 6 episodi lunghi quasi il doppio rispetto a... più verso la mezz'ora che... Verso la mezz'ora, mentre invece Strappare lungo i bordi ogni episodio era circa di un quarto d'ora, sì. Quindi parliamo veramente di una durata raddoppiata rispetto alla serie precedente. E questo perché? Perché è una serie più matura, più complessa, ragiona su più cose, ed è per questo che poi, arrivato alla fine della visione della serie, sono arrivato a pensare che Questo mondo non mi renderà cattivo sia anche meglio di Strappare lungo i bordi. Fa un passo in più, un passo scomodo, perché probabilmente è meno pop rispetto a Strappare lungo i bordi. Si parla di immigrazione, si parla del problema dei migranti in Italia, della difficoltà che noi ancora abbiamo, che tante persone ancora hanno, a empatizzare con persone che hanno fatto un viaggio terrificante, terribile, che hanno rischiato la vita in ogni modo per salvarsi. Ma soprattutto il tema più complesso, più delicato e che veramente ti colpisce come 1000 pugni nello stomaco, io ancora ci penso e ci ripenso ogni volta che rifletto su quello che ho visto, è l'incoerenza. Che si riflette anche nel finale della serie, perché il finale della serie è un finale incoerente, perché è un finale che non finisce. No. Ora, senza spoilerarvi, ovviamente, non ti dà neanche le coordinate per chiudere il cerchio. Mentre invece Strappare lungo i bordi te le dava, è un cerchio che si chiude. Qui il cerchio non si chiude e secondo me rimarrà aperto. Anche secondo me, e anche il bello secondo me di questa serie, proprio questo finale, dove Calcare dice... Questo è quello che posso fare io fino a qui arrivo, dopo un po' nemmeno io facendo autocritica, parlandovi, nemmeno io posso andare oltre. Cioè, una certa, le persone io posso indagarle fino a un certo punto, dopo un po' no, ognuno poi alla fine è un po' solo nel suo dolore, nelle sue difficoltà. Secondo me quello che lui insegna con questa serie è che bisogna imparare a capire gli altri e a mettersi nei panni degli altri, senza in maniera a prioristica dire no, loro sbagliano perché... Cercare di capire perché dicono quelle determinate cose, dove sono arrivati, cosa hanno passato. Ed è sempre difficile, secondo me è una cosa molto bella, perché è molto difficile mettersi nei panni degli altri, soprattutto quando... Forse è la cosa più difficile che esista. Come dice lui giustamente, ognuno ha i propri cazzi, ognuno ha le proprie difficoltà, no? Ognuno ha i propri problemi. E questa serie vuole proprio, secondo me, insegnare questo, cioè di fare quello sforzo, che magari è difficilissimo, di capire perché queste persone sono partite dal deserto, sono fatte un viaggio in mare, sono arrivate fin qua, di capire perché una persona va a manifestare, e va a manifestare contro queste persone qua. Come mai? Cos'è successo? E non è facile. Guarda, hai praticamente detto tutto quello che restava da dire. Vorrei chiudere con un'ultima riflessione, sorvolando sul fatto che questo è un prodotto anche... perdonatemi la ripetizione, produttivamente più ambizioso di Strappare lungo i bordi, perché si vede anche la crescita tecnica rispetto alla serie precedente di Movimenti Productions nell'uso dei colori, anche nella regia e devo dire anche... Fate il confronto, guardate... Nell'efficacia delle animazioni. Un minuto di esatto, si vede che... Un minuto di Strappare lungo i bordi e vedrete la differenza. Si vede che è stata fatta con altre ambizioni, anche con altri soldi, diciamoci la verità. Giustamente, cioè dopo il successo della prima ci sta investendo. Assolutamente. Quindi inutile soffermarsi su questo aspetto, ovvero la componente tecnica, che ripeto comunque è visibilmente cresciuta. Io vorrei riflettere veramente su un ultimo elemento. Strappare lungo i bordi era un prodotto, un racconto molto universale. Invece Questo mondo non mi renderà cattivo è un prodotto sicuramente ancora più territoriale, sì, ancora più localizzato, sì, no? Sì, sì. Rispetto a Strappare lungo i bordi, perché racconta effettivamente una realtà molto precisa, che è quella della periferia romana e di certe dinamiche della vita di periferia. Che non si può applicare a tutte le periferie, perché non si può applicare a tutte le periferie. La periferia romana che vive, no, dell'ombra, tra virgolette, di quello che è Roma. Esatto. Devo dire però che nonostante questo, Zero Calcare è riuscito a raccontare delle cose. Prima si parlava di incoerenza, no? A raccontare delle dinamiche che invece io ho trovato molto universali. Sì, sì, il sì. modo in cui alcuni personaggi soffrono,
il modo in cui alcuni personaggi mettono a nudo delle contraddizioni terribili che vive quella periferia, ma che direi che vivono tanti posti nell'Italia, vivono tante periferie, sì, tantissime in Italia, me l'ha fatto comunque sentire dal particolare a un profondamente universale. E quindi in questo, secondo me, Zero Calcare è stato un grandissimo maestro. Prendere qualcosa di profondamente territoriale e renderlo, nonostante tutto, terribilmente, in termini di malinconia, di nostalgia e di senso proprio di colpa e di rabbia anche nei confronti di certe realtà, incredibilmente universale. Quindi a questo punto la parola spetta a voi. Lasciateci un commento qui sotto, fateci sapere se Questo mondo non mi renderà cattivo vi è piaciuto, se vi è piaciuto di più o di meno rispetto a Strappare lungo i bordi, e se anche voi vi ritrovate in queste riflessioni, che credo siano molto importanti, sì, anche nell'inquadrare nell'ottica della prodotto. Serie che è secondo me è anche una serie importante da vedere, soprattutto in questo momento storico, in questo periodo storico in Italia che stiamo vivendo. E a questo punto il nostro appello finale è sempre lo stesso: se questo video vi è piaciuto lasciateci un like, perché per noi è molto importante capire se apprezzate i nostri contenuti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!